Non vi posso nascondere che questa è la mia prima diretta e quindi salutiamo per primo Enoteca Contemporanea, Oleo 4, dovrebbe essere in arrivo anche il mio amico Ernst Knamm, che sicuramente preciso com'è arriverà in un batter d'occhio. State a casa, immagino che abbiate comunque qualcosa da fare, nel senso che non è facile far passare la giornata, però ho un buon libro, o come nel caso mio, io ad esempio mi sto leggendo un paio di cose, qui c'è un libro sulla scienza della carne, poi ogni tanto sfoglio un'altra cosa che sono queste riviste che io ho raccolto, non so se avevo mai fatte vedere, sicuramente che si chiamano Premiata Macelleria, dove all'interno, fra l'altro, si leggono tante belle cose sulla carne, cioè adesso io sono un po' impedito perché vedete, in questa settimana, ad esempio, se andate, questo lo si trova presso i punti vendita ad Espar, c'è lo speciale bollito e si hanno tantissime notizie su come, diciamo, anche valorizzare i tagli di carne. Quello vediamo. No, noi abbiamo Eccolo già qua! prodotto, eh? Ha già Esatto! prodotto, ci ha fatto, ancora Ecco, calda. eccolo là. Te pareva che lui iniziava subito con prendermi per la gola. Intanto, ciao Ernst, ciao Ciao amico mio. Fabrizio, ciao a tutti quelli che ci ascoltano e vedono. Sono in parecchi, Giorno grazie a te perché 17, giorno 17. giorno 17. Fra l'altro, posso iniziare questo nostro così fraterno ritrovo, perché insomma di tanto ci sentiamo anche spesso, però con l'augurio, perché oggi è il compleanno sia del mio governatore Luca Zaia, Forza Italia, quindi Forza Veneto, Forza Italia, nel senso un grande incoraggiamento a tutti, quindi auguri a Luca Zaia e auguri anche a lui, a Federico 40, che oggi fa gli anni, fra l'altro, quindi insomma, in questa occasione tanti tanti auguri. Tanti auguri, Ernst, buon compleanno, ma la torta mangio io. immaginavo, pensavo tu. Sì. Senti Ernst, allora, sai che sistemando le cose ho trovato, guarda, te la ricordi questa? Sì, è stata una cena. È stata una cena da te, fra l'altro, e rileggevo il menù. È stata una delle esperienze fantastiche, credete, io ne ho fatte tante, però lo possiamo raccontare questo episodio, Ernst, perché mi ricordo che era forse ottobre o settembre che mi hai chiamato e mi hai detto: cosa fai una data di novembre? Cosa faccio? Se mi chiami mi libero, no? Sì, perché voglio fare un festival del cioccolato a Milano per dare valore al cioccolato. Ti va di fare una cena con cioccolato e carne? Come si fa a dire di no ad un amico come Ernst e soprattutto ad una sfida del genere? Te lo ricordi, Ernst, no? È stata una roba magnifica. Sembra stato ieri. È veramente stata una cosa incredibile. Senti, Ernst, tu mi hai insegnato tante Hai fatto cose. una lingua insieme con cioccolato buonissimo. Bravo, guarda, leggevo proprio il menù, che fra l'altro ci aveva abbinato fra l'altro tanta gente poi. Ora, penso al menù, il menù erano dei macaroni al cioccolato fondente fatti da te, poi con delle tartelle di salmone, sempre al grue di cacao e sciroppo d'acero. A me quando mi hai parlato di sciroppo d'acero mi è commosso perché ovviamente sapevi come prendermi, no? Dal lato giusto, sapendo che sono canadese, ho detto sciroppo d'acero, cioccolato, amicizia, insomma è stato un tripudio. E io ho fatto veramente come dire, la lingua di manzo arrostita col topinambur e col cioccolato fondente Frau Knam. Guarda, se ci sono tante cose di cui io vorrei, no, se ci sono poche cose di cui vorrei tirarti le orecchie, Ernst, è quella di avermi fatto conoscere la tua linea Frau Knam dedicata ad Alessandra, che fra l'altro è veneziana come me. No, io sono Ma tu sei veneziano veneto, veneto, bravo, non bravo. paragoniamo il cioccolato con surrogato. Bravo, hai ragione, perché io sono di Portogruaro, l'Alessandra è di Venezia, facciamo una distinzione. Però la linea Frau Knam, al di là che ogni volta che me la racconti com'è nata, io ci resto incantata. Me la ricordi? Perché credo che chi ci ascolta possa essere interessato. Intanto il livello è altissimo, un livello di cioccolato strepitoso, dedicato ad Alessandra No, in ad esempio, Calabria. sono andato in Perù alla ricerca del cioccolato del cacao assoluto.
E devo dire, grazie al governo peruviano, che a parte sono ambasciatore del cacao peruviano, che credo molto in questo paese, soprattutto nelle materie prime, nella ristorazione, sono riuscito nella zona di Cusco a trovare questa varietà che si chiama Signorita, che non viene prodotto commercialmente perché non vale la pena, perché la cabosse, anche detto frutta del cacao, è troppo piccola. È stato Certo. praticamente il cacao nativo, da qui è partito tutto. Poi hanno fatto diverse incroci per far crescere questa cabosse. Ovviamente più grande è, più fave cacao sono dentro, più contento il contadino perché può vendere di più. Dobbiamo anche sapere che ogni pianta del cacao, ogni albero del cacao fa solo due raccolte all'anno di 35-45 cabosse all'albero. Gli alberi sono anche Ok. abbastanza distanziati perché hanno bisogno del sole. Per cui se prendiamo una terra con 10 ettari non c'è una raccolta fitta come se si facevano le banane, per esempio. Certo, Per cui certo. più piccolo la cabosse, meno ce l'ha. Per cui questo non viene prodotto. Quando io ho visitato 10 piantagioni più l'università dove fanno tutti incroci e soprattutto studiano tutte le varietà del cacao, ho visto quest'albero con questi frutti piccoli arancioni molto graziosi. Ha detto: cos'è questa? Ah no, questa non è niente. Ho No, detto: no, no, no. fai sapere cos'è perché sono L'ha belli. visto subito tu, eh? Allora me l'hanno fatto assaggiare e alla mia sorpresa il cacao peruviano è famoso per la sua acidità perché è molto acido, che raccoglie questa acidità quando si fanno incroci con un cacao o l'altro e poi durante la fermentazione, invece quella era priva di acidità, molto sorprendente e soprattutto molto delicato. Allora ho detto io voglio questo. E loro hanno detto no, questo viene prodotto perché non vale la pena commercialmente. Allora tramite il governo peruviano hanno trovato poi una famiglia di contadini che mi hanno prodotto questo cacao a 3 tonnellate, che abbiamo importato in Italia, abbiamo trasformato in un cioccolato fondente 72% che l'ha dedicato ad Alessandra, per cui si chiama Frau Knam. È qui presente. Ciao Fabrizio. Ciao Ale, ciao, ciao, come stai? Bene, grazie. Senti un po', ma Bene. Ernst ti sta facendo cucinare un po', Mi sta facendo cucinare, pensa un po'. Bravo! Io ho sempre visto cucinare, a parte lui, ma la mamma, perché adesso sto riscoprendo la cucina di casa, perché siamo tutti qua Certo. e quindi partecipo inevitabilmente. Quindi anche alla Certo. mamma, sai che di solito non c'è mai tempo, no? Perché No, poi certo. lavorando. Esatto. E adesso la vedo cucinare con più attenzione, cerco di partecipare. E com'è Ernst a casa? Sì, ti rompo un po' le scatole. Com'è Ernst? Com'è al lavoro, insomma, eccolo là. E come lo vedi? È lì. Gli occhiali non sono cambiati. Qualcuno mi suggerisce tedesco. Tedesco, ma io No, no. dico sempre, lui, Ernst, ma mi sa che lui è preciso. Sì. Certo, eccolo lì, eccolo là. Eccolo. Se penso proprio, stavo pensando che volesse giocare una partita di calcio PlayStation, ovviamente nella nazionale italiana. Ma gli occhiali sono sempre quelli o li hai cambiati? Li hai cambiati? Ti posso dire una cosa? Maestro. Non so giocare alla PlayStation perché Anche ho io altro non da so. fare. Immagino, immagino. E che E poi alla adesso ti faccio una fine. domanda da 1 milione di dollari, Eccolo, ma vai. voglio una risposta. Chi per te è il miglior cuoco italiano? Ma va. Chi per me è il miglior cuoco italiano? Beh, qua rispondo abbastanza facilmente, facilmente, ma devo dire uno, posso dire un'idea. Ti dico chi sono, cioè chi rappresenta il miglior cuoco italiano? Secondo me, tutta la cucina italiana, anche moderna, attuale, al di là di Carlo, che è un amico in comune, Wiki, il grande Gualtiero Marchesi che tu conosci, hai conosciuto benissimo, che ricordo con grande piacere, tutte le massaie di casa. Le donne di casa, io prendo Epa. l'esempio, le massaie di casa, quindi ne hai una accanto insieme a tante altre che tutti i giorni cucinano, Ernst, regalano lezioni di vita, di cucina, di emozione e di ricordo straordinario. Io ho sempre detto, dobbiamo ricordarci del passato per attingere al presente e per guardare il futuro. E adesso più che mai credo che questa regola
No, ma adesso in questo momento sono diventato tutti Masai. Questo è mi ha toccato. Tre settimane fa sono diventato tutti sportivi, tutti uscivano a correre. Sì, poi tutti cucinare, vero? Adesso una settimana fa non trovo più la farina, e levito, sono tutti diventati panettieri. È vero, è vero. Però pochi macellai, nessuno vuol fare il macellaio, hai visto? Pochissimi macellai. Però un'altra cosa bella, sapete cos'è stato? È che tutti stanno cucinando, per carità. L'ho fatto anch'io con la Esoardi, con altri. Però quando ci siamo parlati, ho detto, oh Fabri, oh Ernst, ci facciamo una chiacchierata. Né cucina, né robe, una bella chiacchierata tra amici. Qual è il tuo vino rosso preferito? Il mio rosso assoluto, te lo dico subito, Amarone, è fosco dal peduncolo rosso. Lì non si scherza. Il bianco invece è il Friulano. Champagne preferito? Porco cane, c'è pesante. Beh, cioè, avendo avuto un parente mezzo vescovo a Vicenza, avevo il vescovo di Vicenza, era mio parente, io vado sui vini legati alla chiesa, quindi il Dom Perignon, va bene? Dom Perignon, a me piacciono quelli con la cappa davanti. Ma dai, Krug magari, o Kram Krug, no. Che personaggio. Poi, vai. Il tuo dolce preferito? Vabbè, è ovvio, i dolci di Kram, lì non si dubbia. No, un dolce preferito, il tuo dolce in assoluto. Vediamo se la conosci, Schwarzwälder Torte. Sì, non l'hai detto male, si dice Schwarzwälder Torte. Ah, scusa, ripeto. La foresta nera. Foresta nera, lì è il mio prediletto, e quindi assolutamente. E poi io mangio carne, cioè, quello sai, io mangio carne e dico... Mangiate carne almeno 2-3 volte a settimana. Non denigratela e non snobbatela, perché è stato uno degli elementi fondamentali. Ieri sera ho fatto un filetto. Bravo. Di manzo. Al rosmarino. E la nostra Masai, la suocera Teresa, ha fatto un'ottima caponata. No, la peperonata. La peperonata. Dighio, a peperonata. Le parti sei la peperonata. Sì, ma qui, quando ho conosciuto Alessandra, per la prima volta vado in casa, o la seconda volta in casa di loro, e lei ha fatto la caponata con la melanzana. Sì, no. Peperonata. La ratatouille. No, allora, lei praticamente toglieva la buccia con mezzo centimetro di carne, e buttava via la carne. Certo, la melanzana noi facciamo la parte scura. Invece in Germania leviamo la pelle e usiamo la parte del resto, incredibile. Io ho detto, questo fai? Questo va buttato via. E abbiamo leggermente litigato, tra virgolette, invece no, in Italia si fa così. Usa la buccia, invece il resto viene buttato. Perché sono dentro i semi, non fa certo. Loro non piacciono. Ma guarda, melanzana al funghetto. Adesso mi ricordi una cosa che è l'ultimo... L'ultima volta ci siamo sentiti, eri in Alta Badia, penso, ed eri con la mamma di Ale, e me l'hai passata simpaticissima, e mi ha detto, oh signora, ma com'è la con Ernst? Ah, me fa tribulare, ma l'è un bravo fiol, grande numero uno. Rialzeremo più forti. Assolutamente. Salutiamo anche tutti quelli che ci hanno, tantissimi brindisi. Certo, io saluto tutti quelli che ci hanno seguiti, guardate sempre Instagram di Frau Knam e il mio, perché pubblichiamo ogni giorno delle ricette, video, foto, così, cose semplici che ognuno può fare a casa, ovviamente. E io dico, non ho la potenza di fuoco di un amico grande come Ernst e Alessandro, però se volete sentire qualcosa di carne, Fabrizio Nonis, darò delle lezioni di carne, come dicevo, anche di come conservare, centellinare e cucinare al meglio tutto l'animale e tutto quello che abbiamo. Viva la carne, viva il cioccolato, e noi stiamo a casa. E viva l'amicizia. Ciao. Stay calm. Un bacio al cioccolatoso. Ciao a tutti. Ciao.